Un caro saluto, benvenuti ad Areopago, notizie dalla Chiesa Sarda con uno sguardo a Roma e alle missioni. In primo piano i lavori della prima sessione del Sinodo dei Vescovi che si accinge alla conclusione. L'editoriale di questa settimana è dedicato a questo argomento ed è firmato da Don Gianni Essini. Ormai si avviano alla conclusione i lavori della prima sessione della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, in attesa poi della sessione conclusiva dell'anno prossimo. E per progredire nel suo discernimento la Chiesa ha assolutamente bisogno di ascoltare tutti, a cominciare dai più poveri. Si legge nella lettera che è stata inviata al popolo di Dio, approvata e diffusa in questi giorni mentre i lavori si avviano ormai alla conclusione. Ascoltare le persone vittime del razzismo, in tutte le sue forme, in particolare in alcune regioni dei popoli indigeni in cui le culture sono state schernite. La Chiesa ha anche bisogno di ascoltare i laici, donne e uomini, tutti chiamati alla santità in virtù della loro vocazione battesimale. Si sottolinea nel testo a proposito del primo sinodo in cui, su invito di Papa Francesco, uomini e donne sono stati invitati in virtù del loro battesimo a sedersi allo stesso tavolo per prendere parte non solo alle discussioni ma anche alle votazioni di questa assemblea del Sinodo dei Vescovi. E veniamo adesso alla guerra tra Israele e Hamas. Papa Francesco ha indetto una giornata di digiuno, di preghiera e di penitenza per la pace nel mondo. Tacciano le armi, si ascolti il grido di pace dei popoli, della gente e dei bambini. Sentiamo. Che è la nostra pace. Perciò, Madre di Dio e nostra, noi veniamo a Te e cerchiamo rifugio nel Tuo cuore immacolato. Invochiamo misericordia. Madre della misericordia, pace, Regina della pace. Scuoti l'animo di chi è intrappolato dall'odio, converti chi alimenta e fomenta conflitti, asciuga le lacrime dei bambini, quest'ora piangono tanto. Assisti chi è solo e anziano, sostieni i feriti, gli ammalati. E proseguiamo adesso la lettura del Vangelo secondo Matteo con il biblista Michele Antonio Corona. Nella lettura sincrona che stiamo facendo tra lettura continua del Vangelo di Matteo e il brano domenicale, ci ritroviamo in un punto assai importante. È il famoso passo del più grande comandamento. Quale sia il più grande comandamento? È una domanda che non si rivolge solo a Gesù, ma era una domanda comune al tempo di Gesù. Tutti i rabbini venivano interrogati su questa domanda, un po' perché si erano moltiplicate le norme, le leggi, le usanze, le tradizioni e quindi davanti a questa miriade, a questa costellazione di norme bisognava trovare un po' il centro, il cuore pulsante di tutta la legge, e dall'altra parte perché certamente era una domanda che provava, soppesava l'autorità e l'autorevolezza, la sapienza del maestro. Forse anche per questo gli evangelisti, due dei tre evangelisti, sottolineano il fatto che questa domanda è una prova, certo per cogliere in fallo Gesù, ma dall'altra parte per mostrare qual era la sua capacità di sintesi, capacità notevolmente importante quando il numero delle leggi si moltiplicava. E a Gesù gli viene chiesto qual è il comandamento più grande, qual è il più grande. E Gesù offre una risposta certamente geniale, ma una risposta che è accomunata da un verbo, amare. Ama o amerai. Qua si aprirebbe un grande spiraglio su questa traduzione, ma va bene così. Amerai il Signore e il tuo prossimo. E mentre il dottore della legge chiedeva un cannocchiale per guardare Dio, Gesù dice no, un binocolo, cioè abbiamo continuamente bisogno di un ritmo che sia di due movimenti, non solo di uno. E questo dice la polifonia che Gesù chiede anche nella vita, amare Dio e amare il prossimo. I Lions International, in collaborazione con gli artisti della solidarietà e la diocesi di Ozieri, stanno organizzando un evento con artisti e cantine della Sardegna per il periodo natalizio. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio.
Gli artisti locali e le cantine del territorio accorrono in soccorso delle preziose opere del passato, l'arte che aiuta l'arte assieme al vino. L'idea è dei Lions International in collaborazione con gli artisti della Solidarietà e la Diocesi di Ozieri. Un'iniziativa del Comitato Distrettuale Sardegna, Lazio e Umbria, Comitato degli Artisti della Solidarietà, che impegno ha? Quello di coinvolgere gli artisti che in questo caso donano un'opera d'arte per l'arte contemporanea a sostegno dell'arte di un tempo, dell'arte storica che noi vogliamo difendere, proteggere e portare avanti per i nostri figli. Questo ci permette di valorizzare sempre di più un patrimonio che abbiamo ricevuto, un patrimonio che diventa sempre di più anche ricco, ecco, di altre iniziative artistiche, di collegamenti vari, e ci permette, ecco, proprio di valorizzare in maniera particolare oggi, ecco, questa bellissima opera del maestro di Ozieri. L'iniziativa presentata nei giorni scorsi al Museo Diocesano di Arte Sacra d'Ozieri ha come obiettivo quello di ricollegare i territori e raccogliere fondi per restaurare due opere, l'organo di Sant'Anna a Cagliari e il retablo maggiore di Arte Sacra d'Ozieri. Gli artisti verranno abbinati a delle cantine, ad oggi abbiamo 65 artisti che hanno dato un'adesione e circa 45-50 cantine. Quindi l'opera d'arte col vino andranno all'asta, prima in mostra dall'1 al 9 ad Ozieri al Museo del Duomo e poi dal 10 al 16 a Santa Chiara, sopra Piazza Iene, a Cagliari. Il 16 verrà realizzata un'asta internazionale dove queste opere andranno all'asta e il ricavato verrà utilizzato per restaurare la pala maggiore del maestro di Ozieri e l'organo di Sant'Anna all'interno della chiesa di Sant'Anna a Cagliari. L'iniziativa, secondo gli organizzatori, non sarà isolata. L'iniziativa non si completerà con quest'anno. Noi riteniamo che ci siano le condizioni per poterla ripetere negli anni successivi e diventare quindi i Lions stessi veicolo per il recupero, la riqualificazione delle opere presenti sul territorio. La religiosità nel mondo agropastorale, era questo il titolo dell'intervento dell'ex parroco di Arzachena, Don Francesco Cossu, nell'ambito del convegno che si è svolto lo scorso 21 ottobre ad Arzachena dal titolo La civiltà degli stazzi. Ce ne parla Claudio Ronchi. Un importante ruolo a partire dal XVIII secolo ha svolto la Chiesa nella vita degli abitanti della Gallura e in particolare di quelli delle campagne e degli stazzi. È quanto emerso dall'intervento che Don Francesco Cossu, studioso e storico della vita gallurese, ha illustrato nel corso del recente convegno sulla civiltà degli stazzi, organizzato ad Arzachena presso il Museo Civico. E di ciò è testimonianza ad Arzachena l'antica chiesa di Santa Maria della Neve, risalente al 1776, costruita per volontà del sovrano sabaudo Carlo Emanuele III, che avendo difficoltà a tenere a bada gli abitanti di quel borgo, come gli altri delle campagne galluresi, aprì la strada ad un progetto di evangelizzazione, al quale diede pieno assenso il vescovo di Tempio, Monsignor Francesco Guiso. Con quella di Arzachena furono realizzate in quegli anni altre tre chiese rurali, di San Francesco d'Aglientu, San Pasquale di Portopozzo e San Teodoro di Ovidè. Monsignor Guiso svolse un'intensa azione pastorale, visitando le parrocchie e gli stazzi, cercando di placare i dissidi anche cruenti che si verificavano nei paesi e nelle campagne galluresi. E fu questo il compito che affidò ai parroci delle parrocchie rurali, i quali, ha detto Don Cossu, parlavano in gallurese, predicavano il Vangelo in gallurese, percorrevano le campagne e visitavano la gente nelle case. Il prete che battezzava, univa matrimoni, celebrava funerali, contrastava magie e superstizioni, cercando di porsi come punto di riferimento e di mediazione tra gli abitanti degli stazzi. Il prete, che veniva chiamato Babai, a sottolineare l'importanza che rivestiva, che favorì il comparatico o comparaggio, che comportava il fatto che la famiglia si prolungasse nel prete e nel padrino e nella madrina, creando un legame particolare che si estendeva a tutta la famiglia e che spesso portava ad allentare appunto tensioni e violenze. Un ruolo molto importante dunque, ha sottolineato Don Cossu, quello svolto dalla Chiesa e dai sacerdoti nel mondo agropastorale della Gallura.
Nei giorni scorsi a Tempio Pausania, nell'aula Pupard dell'Istituto Euromediterraneo, si è svolto il primo di una serie di convegni organizzati dall'Istituto sulla figura di Don Milani per celebrare i 100 anni dalla sua nascita. L'educazione, spiegano gli organizzatori, è una tematica che riguarda l'intera comunità. Tutti sentiamo una responsabilità nei confronti altrui e soprattutto verso le nuove generazioni. Strumenti come il dialogo, la comprensione e l'ascolto reciproci sono indispensabili per contribuire alla crescita sia sociale che personale di ciascun individuo. I prossimi appuntamenti saranno il 15 e il 16 novembre dal titolo Cristiani e musulmani, un dialogo possibile. E adesso con Don Ignazio Serra, responsabile della Pastorale del Turismo e delegato regionale di Pastorale del Turismo dell'Arcidiocesi di Oristano, vi vogliamo raccontare il misterioso arrivo nelle spiagge dell'Oristanese della statua della Madonna di Spagna. Siamo nella cappella Madonna di Spagna in San Pedro Milis, diocesi di Oristano. Siamo nel 1937, ci possiamo avvicinare al primo pannello. Nel 36-39 infuria la guerra civile in Spagna, bruciano chiese, statue e tutto quello che appunto significa sacro. Abbiamo ipotizzato una donna, poteva essere un uomo, vede la scena, poi dopo che vanno via appunto questi soldati, cosa fa? Siccome hanno bruciato la Madonna, sta cominciando a appunto a perdersi, la butta nell'acqua sperando di poterla appunto salvare dal fuoco, ma il mare agitato la porta via, mesi di navigazione ed arriva a Sabraia Manna, è una delle spiagge di San Pedro Milis. Questo soldato, questo pastore, si chiamava Daniele, un servo pastore. La prende, la porta nella sua baracca e qui lui racconta come ogni mattina raccoglieva dei fiori per deporli appunto dinanzi alla statua. Avrebbe voluto trattenere con sé questa statua, ma come sappiamo poi la notizia si diffonde e allora ecco che arrivano i carabinieri, il segreto si era divulgato e quindi la portano prima a Narbolia, il paese del pastore, appunto servo pastore, e poi la portano a San Pedro Milis, perché in Arbolia non c'era stata una grande accoglienza, questa statua era molto distrutta, invece a San Pedro la gente si era raccolta, chiedeva sempre ma sta arrivando, ecco, e la portano, strano, non in chiesa ma nella caserma dei carabinieri e lì viene trattenuta diciamo una decina di giorni. Qui c'è una bella storiella che mi ha raccontato proprio questa piccola Teresa, una bambina che adesso ha 91 anni. E questo suo parente carabiniere gli ha detto vieni che devo fare delle fotografie, faccio una fotografia anche a te. Questa fotografia è stata fatta e gliel'ha promessa ma non gliel'ha mai data. Noi in occasione dell'80esimo, quando lei aveva 85 anni, gli abbiamo regalato questo poster ed è scoppiata in lacrime. Il vescovo del tempo, Giorgio Del Rio, dice sì, portatela in chiesa. Allora passano a casa del parroco che è gravemente ammalato, la vede, prega con lei, ma dopo 3 giorni muore. E poi ecco, dal 16 aprile del 37 questa statua è stata sempre qui in questa cappella, tranne un giorno che in occasione dell'80esimo l'abbiamo portata proprio a Narbolia, siglando una sorta di gemellaggio con questo paese. Questi sono i personaggi, ecco, in fotografia, il vescovo del tempo Del Rio, il servo pastore Daniele Zo che la ritrovò, il parroco che appunto era gravemente malato e questo il sacerdote Don Tolo che poi ha realizzato anche questi disegni perché lui era anche pittore e ha
fu scattata una fotografia a mo' di disegno per dire dove è stata rinvenuta nella marina di Savrayamanna. Questo quindi è un grande tesoro che noi festeggiamo sempre il 10 di maggio di ogni anno qui in questo paese di San Veronilis e siamo alla ricerca sempre, infatti ci siamo avventurati sino anche a Minorca ma poi anche nella penisola, ecco, per sapere da dove veniva. A Minorca ci hanno detto che la conclusione è unanime, la Imagen della Madonna di Spagna procede da alcuna iglesia minorchina, da qualche chiesa minorchina, e sarebbe stata lanciata in mare e poi le correnti l'hanno portata da noi. Non sappiamo se Minorca oppure la penisola, la costa della penisola, siamo ancora in cerca, speriamo che un giorno si arrivi a saperlo. È il momento adesso della rassegna stampa, diamo subito uno sguardo alle prime pagine dei periodici diocesani della Sardegna. Iniziamo con il Sulcis Iglesiente, oggi il settimanale della diocesi di Iglesias. Cuori ardenti, piedi in cammino, ottobre missionario, la testimonianza di padre Joseph Kiwaga della missione di Camp Garba, la missione Sant'Antioco cresce, ma l'opera di evangelizzazione è lungi dall'essere completata. Nelle pagine interne c'è un approfondimento dedicato proprio a questo argomento. Leggiamo insieme l'incipit in occasione della giornata missionaria mondiale celebrata la scorsa domenica. Padre Joseph Kiwaga, religioso della consolata responsabile della missione di Camp Garba, ha condiviso una lettera alla diocesi di Iglesias con cui ha voluto ringraziare quanti sono stati vicini alla missione in Kenya, sostenendola nel corso di tutti questi anni. E la lettera conclude in questo modo: senza questi interventi, con l'afflusso dei musulmani, dovremo proteggere con recinzioni le nostre proprietà, l'opera di evangelizzazione lungi dall'essere completata. Siamo efficienti, cuori in fiamme e piedi in movimento in questa missione iniziata da Gesù Cristo quando lavorava con voi. Ancora una volta grazie per la collaborazione. E poi proseguiamo sempre dalle pagine interne del Sulcis Iglesiente. Oggi a pagina 5 vi segnaliamo questo articolo di Annalisa Azzei: Cammino minerario di Santa Barbara, nuova proposta destinata agli under 35, cresce il numero dei pellegrini a passo lento nel creato. È stato inaugurato e vediamo le fotografie che raccontano questo momento con il cardinale Arrigo Miglio. E proseguiamo con questo incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Nuoro, la convention regionale del Network Famiglia. Quasi 350.000 persone vivono nei comuni sardi certificati, ora tra questi anche Sant'Antioco e Teulada. E proseguiamo con Libertà, il settimanale dell'Arcidiocesi di Sassari. Mette in copertina la guerra che si sta combattendo in Israele, portatori di pace, l'editoriale è a firma del direttore Antonio Meloni. Il fatto della settimana invece firmato da Gianni Garrucciu è dedicato alla nuova esortazione apostolica di Papa Francesco, Laudate Deum, ascoltiamo il grido di dolore della terra. Dalle pagine interne, padre Manzella nell'86esimo anniversario di morte, il San Vincenzo di Sardegna, l'articolo è firmato da Giuseppe Guerra. E poi Fondazione Accademia, il convegno che c'è stato in Ateneo, fronteggiare l'emergenza educativa, al quale ha partecipato anche il vescovo, l'arcivescovo Monsignor Gianfranco Saba. Il Portico, il settimanale diocesano di Cagliari, povertà che condanna, l'editoriale è firmato da Alberto Campoleoni. È inaccettabile che ancora oggi ci siano bambini che non abbiano mai letto un libro o visitato una mostra o addirittura non frequentino la scuola. Facile trovarsi d'accordo con la precedente affermazione fatta da Isabella
Catapano, direttrice generale di Fondazione L'Albero della Vita, che nei giorni scorsi ha presentato alla Camera dei Deputati i dati emersi dall'indagine sulla povertà educativa in Italia realizzata tra agosto e settembre 2022 con la supervisione scientifica dell'Università di Palermo. Si parla quindi di questa povertà che sta attanagliando l'Italia. Nel taglio basso una tragedia incomprensibile, quindi in primo piano sempre la guerra tra Israele e Hamas. Fidei Donum, cuori per le missioni, voci dei missionari della diocesi che operano in Brasile, Tanzania e Kenya. E poi dalle pagine interne a pagina 3, Don Alessandro Manca è parroco da meno di un anno. A Furtei la parrocchia è coesa e vuole crescere. L'articolo è firmato dal direttore Roberto Comparetti. Nel taglio centrale, antiche e splendide chiese, patrimonio della comunità. Nel taglio basso, alcune istantanee proprio da Furtei. Proseguiamo con l'Arborense, il settimanale di informazione dell'Arcidiocesi di Oristano. Fermarsi in tempo. Anche in questo caso la copertina è dedicata alla guerra in atto, la situazione a Gaza ormai è gravissima, prosegue, inesorabile, il conflitto tra Hamas e Israele, vengono rase al suolo scuole, ospedali, case popolari e ricoveri per anziani, sono già migliaia i feriti, tantissime le vittime, tutte innocenti. La guerra è sempre una tragedia disastrosa, quella tra arabi, ebrei e cristiani forse più tragica di ogni altra, perché sullo sfondo di una presunta religione che non ha però niente a che fare col Dio di Abramo, distrugge il presente e annienta il futuro. L'editoriale firmato dal direttore Mauro Dessì, i nostri bambini vicino al Papa. Papa Francesco ci ha abituato a tante giornate in cui ha incontrato varie categorie di persone, ha proseguito le giornate coi giovani lanciate da Giovanni Paolo II, istituito quella dei nonni, ma ha avuto modo di accogliere a San Pietro anche studenti, lavoratori, disoccupati, politici, sportivi e tanti altri. Mancavano all'appello i bambini. Il 6 novembre incontrerà anche loro, 6.000 circa, in rappresentanza dei bambini di tutto il mondo, tra questi anche gli italiani. Il gruppo sardo è stato individuato tra i piccoli della nostra arcidiocesi, scrive il direttore Dessì. E poi per quanto riguarda la vita diocesana, in approfondimento proprio l'articolo di cui vi ho appena parlato, i bambini salveranno il mondo, saranno loro a dirci le cose con la massima libertà, ha spiegato padre Enzo Fortunato tra gli organizzatori dell'evento. In Vaticano, come detto, una piccola rappresentanza multicolore riceverà l'abbraccio di Papa Francesco. E poi nel taglio basso si racconta il fatto che anche una delegazione di piccoli che hanno appena ricevuto la prima comunione andranno e rappresenteranno la Sardegna. E sempre dalle pagine interne vi segnaliamo questo articolo a firma di Pierpaolo Brunzu, Il cuore immacolato, regni e trionfi tra noi, ci porta a Cabras, 10 giorni ricchi di numerose iniziative, abbiamo sentito la presenza di Maria, grazie all'intenso ministero di 2 missionari e 2 religiose della famiglia del cuore immacolato di Maria. A Sorradile, grazie Don Emanuele, le doti pastorali del nostro amato sacerdote. E proseguiamo con questa intervista al nuovo direttore del Gabbiano e il concezionista Fra Antonio Angioni di Guasila, torno alle radici della mia vocazione. Voce del Logudoro, il settimanale cattolico di informazione della diocesi di Ozieri, veglia missionaria diocesana, cuori ardenti, piedi in cammino. Venerdì 20 ottobre la comunità di Bono ha ospitato i numerosi fedeli che hanno voluto rinnovare il loro impegno missionario. La celebrazione presieduta dal vescovo Corrado, animata dal responsabile dell'ufficio diocesano Don Nino Carta, è stata scandita da numerosi segni che via via venivano spiegati all'assemblea attenta e partecipe. E dalle pagine interne, a pagina 3 in primo piano, il Museo Diocesano di Arte Sacra, Andrea Sanna, il maestro di Ozieri, di cui abbiamo parlato anche nel nostro notiziario. Nel taglio basso c'è l'intervista al direttore Don Gianfranco Pala. E poi vi segnaliamo anche questa recensione di padre Congaro, uscì dalla crisi più combattivo di quando vi era entrato. La recensione è di Don Tonino Cabizzoso a questo libro. Grazie agli orizzonti innovativi delle sue intenzioni di ricerca, l'iter di Congaro fu assai travagliato e controverso. Prestigioso docente dell'Istituto Teologico, autore di una ricchissima bibliografia, dotato di carisma presso studenti e laicato, analizzò i temi dell'ecumenismo, dell'ecumenismo
ecclesiologia della promozione del laicato. E poi nel taglio basso questa notizia che farà discutere: l'ex festa di Natale deve perdere il riferimento cristiano, cercasi nuovo nome per il 25 dicembre. Il prestigioso Istituto Universitario Europeo di Fiesole, il presidente ha deciso che per ottemperare con gli obblighi del piano per l'uguaglianza etnica e razziale, l'ex festa di Natale verrà rinominata per eliminare il riferimento cristiano, si regge in una corrispondenza interna di cui il SIR è venuto a conoscenza. E poi l'Ortobene, il settimanale della comunità diocesana di Nuoro. Questa è la prima pagina con una citazione di Piero Marras, l'editoriale del direttore Don Francesco Mariani: stop Unione Europea a grano e mais. Se in merito avete qualche dubbio, date un'occhiata alla nuova PAC, politica agricola comune di Bruxelles, scoprirete che l'Unione Europea vieta la semina del grano, del mais, del riso e di altri cereali per almeno un anno. Uno stop deciso in base alle nuove leggi per l'ambiente e fondato sul fatto che, secondo lei, illuminate made in Europa, la coltivazione continua dello stesso alimento sullo stesso terreno rappresenterebbe una minaccia per la biodiversità, nonché una fonte di impoverimento del terreno stesso e di produzione di anidride carbonica. Insomma, questo è l'editoriale di questa settimana dell'Ortobene. In primo piano Nuoro, del nostro tempo, civismo o trasformismo, quindi c'è una riflessione su questi argomenti, firmato da Mario De Muru Zidda. Vi segnaliamo anche pagina 4, la scuola di Costituzione, libertà e progresso, liceo Giorgio Asproni al primo posto nell'edizione 2023 del concorso nazionale promosso dal CIDI, quindi un riconoscimento importante. E poi, per quanto riguarda la vita ecclesiale, una comunità missionaria in forza del battesimo, l'intervista prosegue l'esperienza di Don Salvatore Lecca in India. E poi concludiamo con Famiglia Cristiana e Credere, Mamma, parlami di Dio, Famiglie, Creato e Carità, le nuove frontiere del Catechismo. Credere, Alessandro D'Avenia, Dio ci chiede di sognare il nostro destino. Si è sposato ad agosto e ora è in libreria con un nuovo successo. Il prof scrittore racconta come è cambiata la sua vita e perché c'entra la sua fede. E con Credere concludiamo la rassegna stampa di questa settimana. È il momento adesso delle parole di Papa Francesco. E l'inculturazione fa vedere che evangelizzazione e cultura sono strettamente connesse. Non si può predicare un Vangelo in astratto, distillato, no. Il Vangelo va inculturato. È anche espressione della cultura. In ultimo aspetto, la libertà. Nella predicazione ci vuole libertà, ma la libertà sempre ha bisogno del coraggio. E dopo le parole di Papa Francesco pronunciate durante l'ultima udienza generale del mercoledì, è il momento del commento di Don Gianni Sini. Proseguendo il ciclo di catechesi sull'aspetto della testimonianza e dello zelo apostolico, Papa Francesco si è voluto soffermare questa settimana sui santi Cirillo e Metodio, apostoli degli slavi e compatroni d'Europa, e ha voluto sottolineare tre aspetti della loro testimonianza: l'unità, l'inculturazione e la libertà. Unità, inculturazione e libertà sono tre aspetti della testimonianza dei santi Cirillo e Metodio. E questi fratelli sono molto famosi in Oriente, al punto da essere chiamati gli apostoli degli slavi. Sono nati in Grecia e il primo impegno di Cirillo e Metodio è quello di studiare a fondo la cultura di quei popoli. Sempre quel ritornello: la fede va inculturata e la cultura va evangelizzata. Tra l'altro ha avuto il merito Cirillo di tradurre la Bibbia e i testi liturgici. Allora la gente sente che quella fede cristiana non è più straniera, ma diventa la loro fede parlata nella lingua materna. E poi c'è un altro aspetto: l'unità. I greci, il Papa, gli slavi, a quel tempo in Europa c'era una cristianità che non era divisa, che collaborava per evangelizzare. E l'aspetto importante è stato quello della inculturazione, evangelizzare la cultura. E l'inculturazione fa vedere che l'evangelizzazione e cultura sono strettamente connesse. E poi l'ultimo aspetto, quello della libertà. Nella predicazione
Ci vuole libertà, ma la libertà ha sempre bisogno del coraggio. Una persona è libera quanto più è coraggiosa e non si lascia incatenare da tante cose che le tolgono la libertà. È il momento adesso della nostra rubrica dedicata a Emmaus, pillole di spiritualità con padre Massimo Maria Terrazzoni. Ascoltando la parola dei Salmi, sempre riceviamo degli inviti, delle luci e anche delle perle che possiamo custodire per il nostro cammino. In particolare nel Salmo 36, così spesso preghiamo nella liturgia delle ore: affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Ecco, spesso pensiamo che la fede sia credere che Dio esiste. Spesso pensiamo che la fede sia credere a tutti i dogmi della Chiesa a cui apparteniamo, certamente anche questo. Ma credo che più profondamente il Salmo ci stia dicendo che la fede è confidare nella capacità, nella forza e nella certezza, soprattutto che Dio agisce nella nostra vita, nella concretezza della nostra vita. E questa parola, penso, davvero ci consola il cuore: confida in Lui ed Egli agirà. Quante volte noi, anziché stare fermi in questa parola, credendo che il Signore agisce e che il Signore si prende cura di noi, iniziamo noi a dare una mano a Dio, volendo muovere delle cose, magari accelerare delle situazioni, e rischiamo di fare pasticci. Troppo spesso credo che ciò che frena l'opera della grazia non sia il nostro peccato, certamente anche questo, ma ancora più profondamente siano tutte le nostre manovre, a volte fatte a fin di bene. E ci sono delle situazioni invece nella nostra vita personale e comunitaria in cui dobbiamo fare un atto di fede, dire: Signore, da parte mia io faccio tutto quello che è necessario, ma credo che confidando in te tu non mi lascerai deluso. Confida al Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Dio c'è, Dio agisce, Dio si prende cura di noi. E con Emmaus concludiamo questa puntata di Areopago. Grazie per averci seguito. Vi lascio ai programmi della rete. Arrivederci.